Siamo ancora a Scoglifo, si è iniziata una nuova giornata, sta iniziando a piovere bello forte. Stanotte abbiamo dormito una meraviglia sotto la cascata di Scoglifo e adesso iniziamo la nuova tappa, la terza tappa di questo viaggio. Prima però ci fermiamo ad una stazione di servizio dove due turisti autostoppisti aspettano in balia delle intemperie. Dopo il rifornimento entriamo nel vicino negozietto di souvenir dove troviamo veramente di tutto. Ci sono berretti di lana con la bandiera dell'Islanda e mutandoni con la bandiera dell'Islanda e ovviamente gli immancabili elmetti vichinghi con tanto di corna. Dopo fare qualche tè tipico. Poi c'è Iceland Moss. Iceland Moss. Che ha poteri, praticamente sto leggendo, rinfrescanti per la respirazione, rimedi per pensare a freddure, queste cose qua. Ma la vera sorpresa di questo negozio la scopriamo sul retro, dove esiste addirittura il laboratorio di produzione di alcuni degli articoli che si trovano in vendita. Lasciamo il negozio di souvenir avendo acquistato una cartina stradale dell'Islanda e siamo pronti a rimetterci in viaggio. Siamo diretti verso il ghiacciaio più grande d'Islanda, il Vatnajökull, ma prima di giungere a destinazione prepariamo dei sandwich per il pranzo. Poi facciamo una sosta per ammirare l'immenso campo di lava ricoperto di vegetazione che stiamo attraversando. Questo paesaggio quasi fiabesco ci fa venire in mente il mondo degli elfi, figure importanti della mitologia islandese. Anche il suolo che calpestiamo ha un che di magico, perché ad ogni passo si sprofonda, quasi come se si stesse camminando su un'enorme nuvola verde. Riprendiamo la strada, dove incrociamo impavidi turisti che fanno il giro dell'Islanda in bici, e i soliti paesaggi mozzafiato. E dopo diversi chilometri compare il ghiacciaio Vatnajökull, di cui ammiriamo la bellezza da lontano, ma la cui vera sorpresa sono le sue imponenti lingue di ghiaccio che si fanno sempre più evidenti man mano che ci avviciniamo. Entriamo ufficialmente nel parco nazionale e deviamo quasi per caso verso un centro di informazioni turistiche, dove però scopriamo con grande stupore che Svartifoss, la cascata che vorremmo visitare, si trova solo a 1,5 km di cammino da lì. Seguendo le indicazioni dei cartelli che incontriamo per strada, cominciamo il cammino. Ma sarà forse la pendenza in salita o la temperatura che cambia repentinamente, siamo costretti a modificare di continuo il nostro abbigliamento. Il percorso è costellato da tantissime bellezze naturali, ovunque ci sono ruscelli e piccole cascate, e a quanto pare attira turisti davvero di qualunque età. E dopo svariati minuti arriviamo a Svartifoss, che in islandese vuol dire cascata nera, e che prende il nome proprio dalle numerose colonne di lava scura che la circondano. E qui finalmente possiamo prenderci una piccola pausa. Che refrigerio! E seguendo l'ottima idea di Barbara, pensiamo di concederci un refrigerio anche noi. Ritemprati dall'acqua gelida di Svartifoss e con una sensazione di leggerezza ai piedi, ci rimettiamo in marcia per andare a visitare il ghiacciaio più da vicino. Lo spettacolo che ci ritroviamo davanti appena arrivati ci lascia letteralmente senza parole. E per coronare la nostra visita a questa lingua del ghiacciaio, compare in cielo questo meraviglioso arcobaleno, quasi volesse imprimere in noi un ricordo indelebile prima di lasciarci proseguire il viaggio verso la prossima tappa. E non ci siamo ancora ripresi dalla bellezza del ghiacciaio che giungiamo in un posto ancora più mistico e surreale, quasi da sindrome di Stendhal, la laguna glaciale di Jökulsárlón. Ci sono gli iceberg che si staccano dal ghiacciaio. Di fronte a questo tempio della natura restiamo in religioso silenzio,
ascoltando il crepitio del ghiaccio che si stacca, per poi proseguire il suo viaggio inesorabile alla deriva verso il mare. Sembra di essere sul set dell'era glaciale. È un'atmosfera bellissima. E come nell'era glaciale, cerchiamo di prendere confidenza col ghiaccio. Guarda, è tantissimo. Guarda, è tantissimo, non ce la faccio. Mentre noi ci dilettiamo in queste imprese, arriva un barcone pieno di turisti di ritorno dalla visita al ghiacciaio via mare. Abbiamo appena parlato con i tipi che organizzano la crociera in barca verso il ghiacciaio e praticamente mi ha raccontato che arriva fino sotto alla lingua di ghiaccio e poi passa intorno agli iceberg e ci vuole circa un'oretta per fare il tour, ma nel momento in cui sei in questa atmosfera magica eccetera mi ha detto che perdi il senso del tempo, quindi un'ora passa senza accorgerti. Lasciamo la laguna con le sue strane forme di ghiaccio, di cui questa ci fa venire in mente un enorme orso polare disteso, e ci dirigiamo verso il mare aperto. Abbiamo trovato un cucciolo di ghiaccio smarrito, adesso lo andiamo a riportare in mare insieme alla mamma che sta già lì sulla sponda. Praticamente questo è il mare aperto da cui, a cui giungono gli iceberg che si trovano dall'altro lato che abbiamo appena visto. E questo cucciolo stava solo impaurito sulla spiaggia. Siamo giunti alla riva, adesso lo lasciamo. Vai, cucciolo, vai. Poiché tutto questo freddo e tutto questo ghiaccio ci stanno facendo uno strano effetto, forse è il caso di proseguire verso la prossima tappa. Siamo diretti verso Ofn, dove passeremo la notte, ma prima ci fermiamo ad una desolata stazione di servizio. Ennesimo rifornimento, questa volta in una pompa di benzina spersa nel nulla. Con la mia carta di credito, chiaramente. Rifornita la nostra auto, come spesso accade in compagnia di qualche pecora locale, riprendiamo il nostro viaggio tra paesaggi da libro fantasy. E dopo qualche chilometro giungiamo finalmente alla ridente cittadina di Ofn, dove il nostro compito più arduo è quello di scegliere un posto per la nostra tenda. Preparato il giaciglio per la notte, la nostra preoccupazione successiva è la cena. Allora, stasera mangeremo fagioli con una salsa, secondo me, schifosissima, con tonno, due scatolette e per finire gli spaghetti al beef schifosissimi cinesi. Buon appetito! Secondo me sono buoni. Me li mangio io, non ti preoccupare. Ah, tutto quando poi finiscono questi qua che stanno bivaccando da 3 ore, mi servono le piastre per cucinare. Vatti a lavare questi, va. Io vado a fare qua. Schiava. Vado a lavare il camelino. Con le persone dentro. Ti piace? No, troppo avanti, capito? Cioè l'eversivo è incorporato all'interno della scrivetta. L'acqua bollente. Il piatto. Oh, mamma mia, è bollentissima. È arrivato il piatto con me. Ti posso controllare. Che è il mio lavoro da Marco? Spiega perché. Marco è infiltrato. Abbiamo pagato il campeggio per 2 persone in 10 litri. Quindi Marco stasera non lo conosciamo. In un pentolino mettere i fagioli col pomodoro. Questa è ricetta della Babi. Ricetta della Babi.
aggiungere, che sono questi salati questi qua? Pronti gli ingredienti della ricetta della Babi, non resta che cucinare il tutto. Bastano pochi minuti di cottura e finalmente possiamo degustare questo sostanzioso piatto di fagioli e tonno. Dopodiché tocca al beef. Sembra brodo. È brodo. Brodo di carne. È tipo noodles. Però c'è scritto sweet bowl for vegetarians. È beef però. È flavor. Ma prendi una figura così buoni fresco. Non ti piace? No, sono buoni, però c'ha il sapore di qualcosa di noto. Tipo i muffin. No. Prendi altri due così poi li finisco. Li vuoi assaggiare tu, ma? Ma un paio. E con lo stomaco pieno di cibo improbabile, arriva anche l'ora di andare a letto. E come ogni giorno, non può mancare la pioggia prima di andare a dormire, durante la notte o la mattina quando ci svegliamo. Non so se si sente il rumore della pioggia nella tenda, sulla tenda, ma in questo momento sta piovendo abbastanza forte. Barbara e Marco sono a fare la doccia e siamo quasi pronti per dormire.